Esatto, Pietro, perché poi io e Tony siamo amici, ci smessaggiamo, quindi sembrava un po' come quando fra amici trader, insomma, ci scambiamo le opinioni, no, sui vari strumenti finanziari. E sono perfettamente allineato con lui, nel senso che tanti strumenti sono un po' scappati via, hanno corso tanto, soprattutto nella giornata di venerdì, gli indici, l'oro, l'euro-dollaro. Quindi o fai alla Tony la vendita sull'eccesso, come lui ha fatto sul DAX, oppure provi la ricerca di un ritracciamento da comprare, come la chiama Tony la scucchiaiata, no? Nel gergo Puviani, ed è quello effettivamente che ho cercato io sull'oro, solo che sta scappando via dalle 9 in una maniera pazzesca, è veramente forte, e il 1670 che avevamo messo all'inizio come potenziale prezzo di acquisto lo abbiamo alzato a 1674, solo che alle 9 era 70, adesso è 82 addirittura. Però ecco, non puoi correre dietro al treno in corsa, no? Non puoi salire sul treno in corsa, quindi no, non puoi neanche alzare troppo il prezzo, no? Perché sennò poi rischi di prenderti in faccia il ritracciamento e il potenziale target di una strategia short come quella di Tony diventerebbe il mio stop loss, no? Quindi 1674 basta, non possiamo alzarlo ulteriormente come livello di ingresso, sennò diventa troppo rischioso. E abbiamo messo 20 dollari, 20 punti, 20 figure, insomma, di stop loss, 1654 e 20 di target, 1694. 54 va benissimo perché a 1660 c'è un altro livello di supporto importante, quindi per mandarmi stop oggi dovrebbe rompere il 70, che ha già funzionato come supporto questa mattina, è un bel livello sensibile di supporto. Dovrebbe rompermi anche il 60, che è un altro livello sensibile orizzontale che potrebbe tranquillamente fare da supporto almeno in prima battuta, e a quel punto poi c'è il mio stop loss, quindi sono abbastanza largo. 94 è un nuovo massimo, 94 è un nuovo massimo di periodo perché è più in alto dell'86 che ha fatto venerdì. Ma per esempio è anche più in alto del 90 circa, 91 anzi, che ha fatto l'11 di ottobre. Quindi vorremmo che, se davvero l'oro è ripartito al rialzo, confermasse questa ripartenza con massimi sempre più alti, quindi crescenti. Concludo dicendo che da marzo, quello che tu dicevi prima, la giornata di venerdì, Pietro, è proprio quello che io cerco ogni volta che faccio un'operazione di breve periodo, intraday, multiday, lungo periodo, cioè cosa cerco? Cerco un elemento di novità in contraddizione, in contrasto col trend precedente, che mi conferma la fine del trend precedente. Che cosa vuol dire? Dai quasi massimi storici di marzo di quest'anno, dell'8 marzo, l'oro è sempre solo sceso, ha fatto i suoi rimbalzi, ma è in un trend ribassista. In tutta questa discesa, che dura da mesi, stiamo parlando di 8 mesi di discesa, l'oro non ha mai fatto una giornata così tanto performante e positiva come quella di venerdì. Quindi sono d'accordo con quello che dicevi, che venerdì è stato quell'elemento di novità, quella reazione come non si era mai vista dell'oro, che probabilmente potrebbe sancire la fine di 8 mesi di trend ribassista e l'inizio di un nuovo trend rialzista. Poi durerà una settimana, pochi mesi o anni, non lo sappiamo. Dobbiamo osservare il mercato ogni giorno e ogni giorno il mercato ci deve confermare questo scenario di ripartenza che stiamo ipotizzando.